Presidente Caldoro, oggi Renzi qui in provincia di Avellino all'AIMA è una realtà di eccellenza, un'occasione importante non solo per l'Alta Irpinia ma per l'intera regione Campania. Intanto una straordinaria esperienza di una eccellenza, di una impresa globalizzata, di un'impresa mondiale, leader a livello appunto di globalizzazione, e bello che stia qui, che continui a produrre, a aumentare i livelli di produzione, aumentare gli addetti, aumentare i lavoratori. Diciamo che da questa crisi se ne esce anche con un intervento importante da parte delle istituzioni, da parte della regione ma anche del governo, che devono lavorare in sinergia come stanno facendo. Sì, il governo ha progetti guidati da Invitalia, quindi sono anche sostegno del governo nazionale a queste realtà. E tutto insieme, ecco, quello che si dimostra è che se si lavora bene tutti insieme con un progetto chiaro, un'idea chiara, le imprese qui vengono nel sud, vengono in Campania, e queste sono le esperienze che dobbiamo far vedere al mondo. Vedete che qua si possono fare cose uniche quando costruisci qui i motori dei più grandi aerei, no? Una parte di questi motori, una delle componenti più che hanno bisogno di maggiore ricerca e innovazione, più sofisticate, vuol dire che qui ci sta un grande livello di produzione, di eccellenza e soprattutto lavoratori straordinari, oltre un management all'altezza chiaramente di questa sfida. All'esterno ci sono tanti lavoratori in presidio, in protesta, sembrano quasi due mondi separati. No, la crisi è questa. La crisi e il mondo è così, purtroppo la crisi in Europa, la crisi in Italia, al sud, dove c'hai queste straordinarie realtà che devi rafforzare e migliorare, perché queste sono una risposta alla crisi. Se si apre un ulteriore capannone sono previste altre 100 assunzioni, è proprio rispondere alla crisi.